Ciao Carlo, grazie per essere con noi. Molti dei tuoi lavori hanno l'ambizione di superare le barriere del contingente e a provare a immaginare soluzioni per il futuro. Ci sono alcuni dei tuoi progetti che ti hanno dato più soddisfazione in questo senso? È sempre molto difficile scegliere un progetto, ecco, forse potrei dire per schivare la domanda che il progetto più interessante sarà il prossimo. Però se dovessi guardarlo su temi diversi, credo che forse quelli a cui sono più affezionato sono quei progetti che ci permettono non tanto di usare la tecnologia per fare qualcosa di nuovo, ma quanto di fare cose che abbiamo sempre fatto nella città, o riprendere dimensioni sociali, dell'incontro, oppure della natura nella città, e usare le nuove tecnologie per ricostruirle ed amplificarle oggi. E come direttore del Sensible City Lab all'MIT, sei al corrente e partecipi agli ultimi sviluppi del campo delle città intelligenti. Ci sono in quel contesto delle tendenze più promettenti o di più semplice e fruttuosa implementazione nelle nostre città? Non è tanto facile scegliere una città rispetto a un'altra oggi, però quello che è molto interessante è che siamo in una condizione di grande sperimentazione globale, un po' simile a quello che era capitato all'inizio degli anni 2000, in quel caso solo col digitale. Oggi invece è l'intersezione tra mondo digitale e mondo fisico. E quindi vediamo sperimentazioni di tipo diverso, a Singapore magari sulla mobilità, a Copenaghen sulla sostenibilità. Il sindaco di Helsinki sta lanciando una competizione molto molto interessante invece sull'uso innovativo dell'energia, così come a Boston si lavora molto sulla partecipazione dei cittadini, oppure a Milano sul verde, su come le nuove tecnologie ci permettono di far sì che il verde possa tornare nelle nostre città. Ecco, sono tutte dimensioni diverse che fanno delle metropoli in giro per il mondo un grande laboratorio in cui credo si costruirà il tipo di città di domani. L'argomento della progettazione delle città è politico, interessa le modalità di raccolta del consenso, prima ancora le modalità informative sulla base delle quali i cittadini lo formano. Come vedi una progettazione urbanistica partecipata? Già Shakespeare, what is the city but the people? Cos'è la città se non le persone? E le persone sono i cittadini che proprio si organizzano, che scambiano idee. Quindi la costruzione della civitas, come dicevano i latini, rispetto all'urbs. L'urbs è la forma fisica della città, la civita invece è la comunità di persone che l'abitano. È proprio un aspetto fondamentale. E in questo senso le nuove tecnologie ci permettono di nuovo di innescare dinamiche diverse nella costruzione della civica, proprio perché le reti, per definizione, sono un nuovo modo per collegarci. Quindi ci possiamo collegare, connettere, scambiare idee nello spazio fisico, nello spazio pubblico costruito, ma anche in nuovi spazi pubblici che creiamo in rete. E i due oggi si stanno sovrapponendo. E nel campo dell'arte hai lavorato a progetti che prevedono l'uso di tecnologie avanzate, rese disponibili anche per estendere la partecipazione al lavoro artistico. Ce ne puoi parlare? L'arte è qualcosa di molto importante, l'arte è un po' come ci ha John Dewey, usare la nostra esperienza per creare nuovi universi. E quindi per noi l'architettura è fondamentale sia quando collaboriamo con artisti, l'abbiamo fatto a Torino alla Fondazione Agnelli insieme al grande Olafur Eliasson, che è anche un amico, lo facciamo con tanti altri in giro per il mondo. Ma l'arte per noi è anche un modo perché ciascuno si possa esprimere. E così in un piccolo progetto che è nato da un'idea che poi è diventata startup, che si chiama Scribit, un piccolo robot che scrive sui muri. In questo caso vogliamo dare una piattaforma a ciascuno per trovare nuove forme di espressione, quasi per ripetere quello che abbiamo fatto per migliaia e migliaia di anni, da quando eravamo nelle grotte, appunto scrivendo, lasciando graffiti sui muri delle grotte, e per continuare a farlo oggi non soltanto con i graffiti grandi artisti, ma con quelli che appunto vengono spontanei a ciascuno di noi. Ci sono dei temi o dei contesti con i quali ti piacerebbe di più misurarti in futuro o che hai già iniziato ad approcciare? Credo che oggi sia un momento molto interessante in architettura, in urbanistica, in ingegneria, un momento in cui quei confini disciplinari che conoscevamo in passato stanno cadendo, ma stanno cadendo anche più in generale nel mondo della scienza. Gli articoli più importanti pubblicati in passato su Nature di solito erano un campo ben definito, c'è uno studio che lo dimostra, ma oggi di solito sono invece proprio al confine tra campi diversi. In queste aree di confine ci sono forse le sperimentazioni più interessanti che possiamo fare oggi. Quindi nei nostri gruppi di lavoro, sia al MIT a Boston con la ricerca, sia a New York a Torino con Caro Ratti Associati, cerchiamo di avere persone di estrazione molto diversa, di estrazione diversa non solo
geografica, di genere, eccetera, ma proprio anche di formazione, in cui gli architetti lavorano con gli urbanisti, che lavorano con i sociologi, oppure con i filosofi, con i fisici, con i matematici, con chi studia complex science, gli informatici chiaramente, quando guardiamo la città come città computazionale, città dei dati, con tutte queste dimensioni si accavallano, e proprio da queste dimensioni che può nascere, solo dall'intersezione di queste dimensioni, che può nascere una buona città. Grazie Carlo. Grazie a voi.